Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, io sono Luke, oggi siamo qui di nuovo su Dragon Ball Legends, stiamo per parlare delle news di un nuovo personaggio completamente free to play uscito oggi e più che altro io mi aspettavo di vedere già la LF di aprile perché gli eventi in gioco sono due. Abbiamo un evento in cui c'è da fare 100 piani che è uscito scorsa settimana in vista dello Zenkai, del nuovo, non nuovo, ma il nuovo Zenkai di Trunks Super Saiyan, quello pompato verde di un tempo. Come altro evento la solita Ultra Space Time Rush. Adesso io non so cosa cambia da quella normale, però questi sono gli unici due eventi attivi. Insomma, ci vuole freschezza e avremo un evento. Io spero che ci siano altre cose, perché se è solo questo, insomma, non siamo messi benissimo. Quindi bisognerà aspettare un'altra barra 2 settimane per vedere cosa ci va a portare il mese di aprile. Insomma, abbiamo questo nuovissimo Super Saiyan Trunks che viene direttamente dalla saga di Z, mi sembra, quando per l'appunto taglia Mecha Frieza. Sembra proprio quel Trunks lì. Insomma, quindi magari uscirà una LF che va a contrastare il Lineage of Evil, o magari non lo so, perché vi vado a tradurre il tweet, è tradotto male. Però già qua in fondo dice che possiede un attacco speciale contro i Lineage of Evil. Lasciate stare come è tradotto, lasciate proprio stare. Dopodiché dice che è un personaggio che va a fare tante combo e ricarica la tua mano con l'abilità principale. Sempre qua dice attiva il potenziamento dell'abilità per invalidare la catena di copertura, che credo sia un seal dei cover change, il che lo rende abbastanza utile, soprattutto per essere una unità free to play. E comunque scopriremo tutti i dettagli. Per l'appunto, oggi io l'ho preregistrato il video perché non posso il giorno stesso. Sta di fatto che già dei dettagli che qua ci vanno a dare sembra proprio un personaggio free to play contro il Lineage of Evil, che magari va a indurre che la LF di aprile sarà proprio un personaggio contro i Lineage. E quindi la cosa si rende interessante. Insomma, noi scopriremo in futuro, perché le supposizioni possono essere tante, però vedremo che cosa fa la Bandai. E sì, come state vedendo è in giapponese, perché la pagina ufficiale, quella inglese, non ha messo nulla. Non so il perché, però va bene. Comunque, queste sono le news di oggi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono tutti i contenuti che vi porto, e like se volete Dragon Ball Legends sul canale. Comunque sto ricevendo un sacco di supporto, il che mi fa essere molto felice di cosa vi sto portando. Insomma, noi ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Vedremo se avremo altre news, non lo so. Magari potrebbe uscire una guida su qualcosina, magari proprio sulle Chrono Crystal, perché insomma 50.000 sono tante. Va bene, dai, ci vediamo venerdì. Ciao ragazzi.